Domani potrebbe essere il giorno della norma che salva i dipendenti regionali con contratto a tempo determinato in procinto di essere assunti definitivamente e che rischiano il posto a causa del mancato rispetto del patto di stabilità da parte della Regione Puglia. Le loro assunzioni in pratica non erano tecnicamente possibili. Il Consiglio regionale in extremis ha recepito un disegno di legge di un solo articolo e di 3 commi varato dalla Commissione Lavoro. Il provvedimento salverebbe dal licenziamento 190 addetti alla spesa dei fondi comunitari e nazionali e 4 tra giornalisti del Consiglio regionale e impiegati dell'Infopoint, il cui processo di stabilizzazione negli organici regionali è avviato. Stamattina i lavoratori hanno anche protestato nel palazzo di Via Capruzzi. Prima della vicenda dei precari, però, domani il Consiglio preliminarmente si occuperà dell'assestamento di bilancio. Oggi è andato in scena l'ostruzionismo del centrodestra con i 33 emendamenti all'articolato che hanno fatto saltare i nervi alla Giunta. L'esecutivo ha chiesto più volte al Presidente del Consiglio, Onofrio Introna, di evitare la discussione sugli emendamenti perché ritenuti irricevibili. Domani i capigruppo proveranno a sbrogliare la matassa anche perché l'opposizione ha pronti per la discussione altri 1100 emendamenti. L'assessore al bilancio Michele Pelillo ha già espresso parere sfavorevole. Restiamo in tema, la Regione sarebbe pronta a firmare dopodomani l'intesa col governo sul piano